questa volta consecutiva il 1° maggio a Pilastri, perché il gruppo che da tanto tempo sta seguendo questa manifestazione sa che la festa dei lavoratori per noi deve essere fatta qua. Come sapete anche le istituzioni sono state avvisate, invitate varie volte, soprattutto poi al 150esimo che avvenne nel 2013, che la festa dei lavoratori andava fatta qua. È una ragione storica molto semplice, di chi sa la storia, che il 1° maggio si commemorano e onorano dei lavoratori americani morti nel 1883-86 a Chicago. Cioè nell'epoca moderna, l'industria moderna ha avuto questi caduti per una manifestazione, per uno sciopero. Ma noi sappiamo benissimo che 23 anni prima è avvenuta qua la cosa che ci riguarda da vicino e che riguarderebbe anche la Repubblica Italiana. Solo che stranamente loro hanno sempre questo timore di parlare delle cose buone nostre. Se ne vergogna. Perché ovviamente Pietrazza significa svelare degli altarini, far sapere che questa era la più grande fabbrica metalmeccanica della penisola italiana, far sapere che questa era una delle più grandi del mondo dell'epoca, che teneva la concorrenza all'Inghilterra e alla Francia. Qua si faceva l'acciaio, qua si facevano cose eccezionali che il grande re Ferdinando II volle istituire in questa zona. Quindi loro hanno paura di questo fatto qua. Ecco perché hanno sempre snobbato, diciamo, questa nostra iniziativa. Però mi fa piacere che addirittura parecchi stanno per la sesta volta qui. Non mi fa piacere quelli che non ci stanno, che hanno cambiato idea. Non mi fa piacere quelli che vorrebbero fare diverse feste del lavoro o diverse Pietrazze addirittura. Ne ho letto qualcuno che parlava che si fa un'altra cosa a Pietrazza, poi si fa qua vicino per intestare una via secondaria a questi famosi martiri di Pietrazza. Anche San Giorgio a Cremano ha intestato una via 2 anni fa ai martiri di Pietrazza, però poi finisce lì e il sindaco non sta qui. Hanno paura delle bandiere, hanno paura delle verità che si dicono, ma guardate che queste verità ormai grazie a noi, soltanto grazie a noi, e come diceva Enrico, al nostro volontariato, al nostro disinteresse, va avanti molto più di quel che si pensa. Tanto è vero che pochi giorni fa, sapete, è venuta la specie di Presidente della Repubblica siciliana, che lasciamo tutti qua, è venuto qua per vedere la grande opera che sta facendo l'avvocato Orvitti, cioè il direttore di questo museo, avanti alle autorità importanti, anche De Luca c'era, il presidente della fondazione Ferrovie dello Stato, che è proprietario e gestore di questo complesso, Mauro Moretti, che è riminese, quindi niente che ci riguardi, ha detto le cose papale come noi più o meno sappiamo e come diremo un poco oggi. Ci ha sbattuto in faccia a Mattarella e a De Luca, che stavano tutti così. Questa è stata la grande opera di Borbone, che era la più grande industria italiana. Guardavano così perché non lo sapevano. E giustamente avranno detto, ma perché questo poi gli è venuto di fare questa silurata? Ma perché siamo noi che l'abbiamo tenuta. Ormai loro sanno che se non parlano fanno la figura di ignorante e di arretrati. E questa è una grande arma che noi abbiamo. Questo in faccia al Presidente della Repubblica sbatte il patto di Pietrazza. Che cos'era Pietrazza? Per capire che cos'era Pietrazza voglio dirvi una sola cosa. Leggervi una grande epigrafe che stava all'inizio di questo complesso, quando fu inaugurato nel 1841. La famosa epigrafe di Pietrazza, che non sappiamo neanche dove sta, perché l'hanno fatta sparire. Era sul marmo e diceva: perché del braccio straniero a fabbricare le macchine mosse dal vapore il regno delle due Sicilie più non abbisognasse, e con l'istruzione dei giovani napoletani tornasse tutta la nostra antica discoverta, questa scuola di allievi macchinisti. Ferdinando II, nell'anno undicesimo del regno, cioè lui è diventato re alla morte di Francesco I, cioè nel 1830, quindi siamo nel 41, nell'anno undicesimo del regno, governando le armi dotte di Carlo Filangieri, principe di Satriano, fondò. Questo è il riepilogo di Pietrazza. Avete sentito delle cose che parecchi di voi sanno, se qualcuno non lo sa vi dico brevemente. L'Inghilterra, quella che voleva comandare il mondo, come poi stava facendo insieme agli Stati Uniti, aveva, con le sue innovazioni scientifiche, con le sue scoperte,
teneva sempre pronto un'arma per ricattare tutto il mondo. Stevenson inventò il motore a vapore, però l'Inghilterra ebbe i macchinisti che facevano funzionare il motore, soprattutto sulle navi, dovevano per contratto essere inglesi, cioè gli inglesi vendevano il motore a chi lo voleva, però lo mettevano sulla nave e davano pure due macchinisti che per contratto dovevano stare là. Quindi c'era una situazione incredibile nella prima metà dell'Ottocento. E qualcuno che... dove sta Henry? Qualcuno che giustamente poco tempo fa abbiamo dissacrato insieme a lui Pisacane, quella schifezza di traditore della patria, e Carlo Pisacane, e che nel Cilento è considerato un eroe, come sì, tutti gli eroi risorgimentali, cioè tutte bugie. Non più adesso, ci sta, adesso la gente ha iniziato a allora, il percorso della conoscenza e della coscienza. Che con Pisacane c'erano la nave dei Rubattini, una nave piemontese con due macchinisti inglesi a bordo. Ecco la prova di quello che sto dicendo. Perché ancora tutta l'Europa. E uno di questi, diciamo, sotto... che si fece. Fu definito incapace di intendere, di volere. Vabbè, questo è tutta la storia di Pisacane. Il divenne troppo fatta. Allora, noi, già ancora nel 57, c'erano regni come il Piemonte che tenevano le navi a vapore e usavano i macchinisti inglesi per forza. Voi immaginate che succedeva se c'era una guerra fra Piemonte e Inghilterra, per esempio, con le navi piemontesi che tenevano i macchinisti inglesi. Che dovevano fare? Ma non stavano solo a Torino, stavano pure a Vienna, stavano pure nello Zar, tutti quanti dovevano usare i macchinisti inglesi. Allora ecco il grande Re Ferdinando che fa. Riunisce gli ingegneri, riunisce gli ufficiali del genio e dice: ma perché noi non possiamo fare noi i nostri macchinisti? Loro sono avanti nel tempo come studio, come esperienza, ma noi siamo napoletani e siamo capaci, abbiamo la nostra bravura, possiamo superare chiunque. Tanto se ci tengono col piede in testa, noi siamo inferiori agli altri, dobbiamo liberarci anche di questa schiavitù. E allora istituì la scuola dei macchinisti di Pedrazza, il primo regno al mondo che teneva le navi nostre con la bandiera che vedete, con i macchinisti napoletani a bordo. Questa fu un'altra sprangata in faccia agli inglesi, potete immaginare, poi sappiamo che cosa andrà a finire. Quindi grande cosa, nasce già così, nasce la fabbrica per sfidare il mondo e far capire che Napoli non è la seconda a nessuno. E poi Vincenzo, una cosa importante, se vi ricordate che noi abbiamo 3.000 anni di storia e ce l'hanno voluta cancellare. La differenza che c'è, lo dicevo prima con il Signore, tra gli ebrei hanno avuto l'abilità di conoscere la loro storia e arrivare pure di 2000 anni di noi. A noi invece ci hanno messo un muro, perché conoscere la storia significa conoscere te stesso. Non conoscere la storia è come entrare in una camera con la benda. E vabbè, quindi... dobbiamo adesso andare alla cerimonia e ricordare i nostri martiri. E ricordando quello che è successo con l'Unità d'Italia, sapete, la prima direttiva di Torino fu smantellare l'apparato produttivo che stava nell'ex regno delle due Sicilie, perché era la forza della popolazione che teneva questo regno ai primi posti del mondo. Quindi le prime cose che avvengono, avvengono qua. E guardate adesso come la massoneria è previdente e come riesce a piazzare i suoi uomini al posto giusto. Questa schifezza di essere umano, che è Jacopo Bozza, che era il direttore di Pedrazza dopo l'Unità d'Italia, sapete che diventò, grazie alla massoneria, il direttore dei telegrafi del regno di Ferdinando II. Cioè, questi furono capaci di mettere ai telegrafi della capitale un milanese che era fallito in tutta la sua attività economica, un po' come Cavour. In tutto il nord aveva tentato di fare imprese Jacopo Bozza, e questo fu scelto per venire qui agli ordini di Ferdinando II. Con quali mene avvenne questo? Lui fu nominato direttore del telegrafo di Napoli. Quando sentiamo dire tutti i problemi dell'Unità d'Italia e dell'invasione di Garibaldi, tutte le mancate verità che vengono portate al re, è tutta colpa di Jacopo Bozza, che i telegrammi buoni li fa diventare cattivi, che nega delle cose e che ingigantisce quello che dice Garibaldi. Se a Calatafimi avevano telegrafato che si erano i garibaldini erano scappati via, lui porta il telegramma che i garibaldini avevano sconfitto sforza i Borboni.
quindi lui ha una grandissima funzione prima del, al momento della caduta del regno. Quindi vedete che traditore e che massone, perché non poteva venire una sua capacità qui, dovevano metterlo loro come visti i famosi generali traditori, che non tradirono, ma erano massoni messi anni prima. Era un piano vecchio che avevano contro di noi, perché stavano tremando per quello che stavamo combinando noi qua 156 anni fa. E allora Jacopo Bossa, ovviamente, come tutti questi personaggi traditori, assassini, quando si raggiunge l'obiettivo vengono ampiamente remunerati. E diventò con pochi soldi il proprietario privato di Pedrazzi, che era un'impresa pubblica ovviamente. E che cosa fece questo qua? Seguì le direttive. Le direttive erano chiarissime: ridurre la capacità produttiva, negare le commesse all'industria di Pedrazzi, incominciare a licenziare questo numero enorme di operai che stava qui rispetto alle altre parti d'Europa. 1050 operai, 1861 è una cosa come possiamo dire oggi la Fiat a 30.000 dipendenti, cose di questo genere era allora. 1050 era un numero enorme, l'Ansaldo non arrivava neanche a 300 e le fabbriche inglesi avevano 700-800, 1000 al massimo pure loro operai. Quindi questo gruppo enorme di operai, che non erano operai qualsiasi, erano altamente specializzati, erano altamente sperimentati e sapevano fare delle cose che, ripeto, dei prodotti che per qualità e per prezzo non avevano uguali in tutto il mondo. C'era anche? Formavano la scuola dei macchinisti. Era la scuola dei macchinisti che abbiamo detto prima. Quindi questi operai che stavano qua incominciarono a licenziare, incominciarono ad aumentare l'orario di lavoro. Noi sappiamo le 8 ore che abbiamo tutti quanti qua, ma le 8 ore nemmeno Ferdinando II l'ha fatto, ma nemmeno Ferdinando IV, l'ha fatto Carlo di Borbone. Arrivando Carlo di Borbone disse che qua bisogna lavorare 8 ore, è ottimale per 8 ore per il rendimento e bisogna fare in modo che riesca a vivere l'operaio con la paga che gli diamo. Queste due cose furono completamente disattese. Gli operai si portarono a 8, 9, 10, 11, 12, 13 ore come avveniva in Inghilterra da sempre. Poi si cominciava a decurtare la paga. Alla fine, dopo un paio di anni, si prendeva la metà di quelli che si pagava all'Ansaldo, la metà. Ma non bastava. A turni continui si licenziavano operai senza nessuna giustificazione. Poi quando si vide che era pericoloso licenziare tutti quanti insieme, si incominciò a fare una sorta di cassa integrazione. Cioè si dice, voi tu rimani qua, se pigli la metà dello stipendio di un altro, se no te ne mando. E qui dice, vabbè, io rimango. Quindi lavoravano quasi 400, quasi 400 di loro, lavoravano per la metà della paga che davano agli altri che stavano qua. Una situazione insostenibile, ma ovviamente era imposta per legge e Bossa faceva quello che voleva. Allora gli operai, finalmente nel 1863, nell'estate del 1863, capirono che stavano andando alla distruzione completa. Erano rimasti nemmeno 800, di cui la metà, ripeto, pagati la metà. Stavano qui e dissero, noi non possiamo far fare tutto quello che vuole Bozzo e la direzione che stava in quella parte. Guardate questo padiglione che sta qua, non è un padiglione borbonico, l'hanno fatto i Savoia dopo la distruzione e l'eccidio. Distrussero questo, distrussero la chiesa ovviamente che stava in tutte le fabbriche, perché i nostri operai, mi piace o non mi piace, andavano a messa e poi andavano a lavorare. Forse non lo capiamo perché, ma ci sta tutto dietro a questo fatto. C'è un modo di vivere particolare che ci distingueva dagli altri. E quindi gli operai decisero, parlarono fra di loro, non volevano più accettare questa continua distruzione del loro diritto al lavoro, che ormai teneva 25 anni, 30 anni in cui Pietrassi era diventato quello che era diventato. E allora decisero, intorno a mezzogiorno, suonarono la campana che faceva entrare gli operai, e veramente più avanti c'era il cancello dove si entrava nella fabbrica, qui erano altri uffici, e scesero tutti quanti dai reparti e si misero a gridare contro la proprietà per il loro diritto al lavoro. Quindi niente proprio di diverso da quelli che i sindacati e i partiti di sinistra dovrebbero apprezzare in questa giornata, in questo posto, e invece sfuggono perché la bandiera scaccia mosche, scaccia questi insetti che noi abbiamo ancora qua, è l'unica spiegazione che posso dare. E allora gli operai mugugnavano. Jacopo Bozza, che stava nella direzione centrale insieme al capitano Ferrero e al Zimmerman, il suo contabile capo, ovviamente prese la palla al balzo. Lui aspettava proprio questo, che succedesse qualche cosa per accelerare
la distruzione, mica si metteva paura. E allora telegrafò a Nicola Muro. Ed ecco che entra in campo quest'altro personaggio che bisognerebbe ricordare, a De Magistris, che verrà fra poco qua vicino ad inaugurare una stradina ai martiri, che bisogna togliere di mezzo Nicola Amore da Napoli. Nicola Amore era il questore, un assassino, con i Savoia di Napoli, e appena seppe da Bozzo che qui gli operai stavano in fermento, disse: intervenite con la massima fermezza, stronchiamo questi filo borbonici che vogliono, non ci dimentichiamo, siamo nel 1863, tutto il regno stava a otto del brigantaggio. Qui non ci sta vero e proprio, perché stanno intere divisioni di soldati piemontesi, però lo spirito è quello. Quindi ogni volta che qualcuno sta contro si dice borbonico, è chiaro, hanno paura, fottuta questi qua, giustamente. E allora dicono di reprimere, e si verifica una cosa molto, una coincidenza ancora peggiore per gli operai. Da una settimana a Portici era venuto un battaglione di bersaglieri che aveva combattuto il quinto, il quindicesimo, no, il 55esimo battaglione bersagliere, che era stato in Lucania a combattere contro Crocco e le bande di briganti. Era stato quasi un anno a combattere, quindi immaginate che cosa avevano visto, che cosa avevano subito, che cosa avevano fatto questi qua, fra Melfi, Leoneva, eccetera, eccetera. Quindi persone scafate, persone assetate di sangue, persone che stavano a riposo ma odiavano tutti questi in aborigeni, secondo loro, che stavano da questa parte. Quindi quando Nicola Amore comunicò a Portici, al comune, che c'era bisogno di intervento della forza, come dicevano loro, perché c'era un subbuglio a Pietrassa, questi immediatamente intervenirono. Presero anche uno squadrone di carabinieri. Guardate che poi vedremo come ci sono due versioni di tutte queste cose qua: chi minimizza e chi dice la verità. Io non dico chi massimizza, no, chi minimizza e chi dice la verità. Insomma, arrivarono nel primo pomeriggio, secondo me tutto il battaglione di bersaglieri arrivò da questa parte, perché qui c'erano 800 operai. Allora, sapendo come erano coraggiosi sta gente, non potevano mai andare in 50, in 20 contro 800 operai, i quali, ripeto, erano operai di una industria siderurgica. Che vuol dire? Che tenevano le mazze di ferro, tenevano le spranghe di ferro, tenevano martelli, tenaglie, potevano anche usare dei mezzi impropri per diventare terribili. Allora questo arrivò il battaglione. Il battaglione trovò gli operai senza niente in mano, senza niente in mano, che si girarono a guardarli che scendevano da questa strada, e dissero: finalmente forse possiamo interloquire, possiamo trovare un appoggio, possiamo dire le nostre ragioni. Questi qua, come aprirono il cancello gli operai, incominciarono a sparare contro gli operai con le baionette in canna, e i carabinieri con la sciabola sguainata attaccarono gli operai. Fu un fuggi-fuggi generale. Nessuno di loro era armato, nessuno di loro era armato, perché questa sarà una perizia fatta dalla magistratura. Quindi non sto dicendo cose che mi sono inventato io. La magistratura disse alla fine: gli operai non avevano nemmeno un'arma impropria. Attaccarono gli operai, che cominciarono a fuggire. Prima volevano fermarli e moltissimi furono feriti sulle mani. Poi cominciarono a scappare, parecchi furono feriti dietro. Molti andarono a mare, furono inseguiti dai bersaglieri che spararono a mare. Molti si rifugiarono qui dentro e furono stanati. Ci fu un vero massacro, che durò ore, in cui, finché non arrivarono poi gli stessi dirigenti di Pietrassa, disse: noi abbiamo bisogno di qualche operaio ancora, noi li abbiamo ammazzati tutti quanti, sono come facciamo ad andare avanti domani mattina. E quindi praticamente nella serata finì il massacro. Che cosa è successo dopo il massacro? Che da questa parte incominciarono i carri a cavallo a portare tutti i feriti e i moribondi sulla strada della Calabria, che sta qua fuori, sarebbe un corso San Giovanni, come dicono gli italiani, e incominciarono ad andare agli ospedali di Napoli. Li portarono lì, una buona parte andò lì, ma un'altra parte non ce la fecero, e li portarono più o meno da medici privati nelle case che stavano qua attorno, perché fu una tragedia con centinaia e centinaia di persone morte e ferite. Agli ospedali di Napoli furono ricoverati. E poi che cosa successe? Che allora dissero che erano morti 4, 5, 6 operai. Alcuni erano stati feriti e la situazione era a posto. Questi erano borbonici, che addirittura avevano scritto sulla chiesa che cose contro il re Savoia, cose per la monarchia borbonica. Cose che non è vero.
ma sicuramente erano borbonici, non c'è nessuna paura a dire questo, però i giornali ufficialmente dissero che tutto stava a posto, avevano messo tutto a posto con pochi morti perché c'era stata un'esagerazione, ma niente di più, niente di meno. Io ho fatto una ricerca, come dico sempre, ve la ripeto, dopo una settimana riaprì la fabbrica perché doveva lavorare, e gli 800 operai che stavano il 3 agosto, il 6 agosto 1863, ce n'erano 600, quindi mancavano 200 operai, e con la crisi di lavoro che c'è, non so se questi stavano alle Maldive o erano morti o stavano sotto terra, quindi o stavano a mare mangiati dai polpi, anche questo, figurati chi andava a pigliare gli operai a mare che sono là. Quindi mancano 200 persone che per me sono le vittime di questi bersaglieri, persone che non sono state mai ricordate. Poi grazie a noi il Comune di Portici qualche anno fa ha fatto questa lapide che un poco ricorda le cose, e grazie a noi, come ho detto prima, la fondazione finalmente si è aperta e ha detto cose importanti, ed ha avuto anche la fortuna, dopo noi faremo l'omaggio al re Ferdinando laggiù, alla statua messa nuova, bellissima, ha avuto anche la fortuna di poter avere i soldi per poter mettere a nuovo questa statua, che fu fra l'altro bersaglio dei garibaldini quando andarono a Napoli dal treno che passava, spararono contro la statua che aveva prima tutte le schegge per tutto il perimetro suo. Io voglio chiudere con una cosa nuova oggi, perché poi ogni anno facciamo la stessa cosa. Io alla Cinconfraternita dei Pellegrini sono andato a vedere i registri delle persone ricoverate e morte in quel periodo, in quella data, e ho trovato i famosi pochi che dicono loro, perché la maggior parte è stata ovviamente, guardate il fatto che erano pochi o molti, alcuni giornali di opposizione uscirono a Napoli e cominciarono ad attaccare il governo e disse: non è vero, là è un'ecatombe completa, non è vero che erano armati, tanta magistratura ha detto questo, non è vero che volevano fare violenza. Quindi hanno avuto già allora, si aprì un dibattito notevole, ma Nicola Muri in tutte queste cose ebbe la promozione, arrivò addirittura a Roma dopo quello che è successo, ma ha avuto la statua a piazza, e quindi l'Italia è nata in questo modo e finirà in quel modo, non può andare avanti per nessuna ragione. Allora questi referti medici, ne ho trovati alcuni di questi morti ufficiali, e li ho riportato in una pubblicazione che fra breve andrà avanti. C'è il registro dei ricoverati, in cui sta il numero del ricovero, la data del ricovero, la ferita riportata, no? Chi se ne è occupato, e poi ci sta tutto il referto di quello che è successo, di quelli che sono morti. Allora in questo registro c'è sta il numero 15, ci sta il signor Agnello Olivieri, che è uno di questi Olivieri, e dice: è entrato alle ore 22 italiani, poi c'è una croce, morto alle ore 13 italiani del dì 7 agosto 1863, questo morì un giorno dopo, fatto la cura dal primario signor Coluzzi. E poi c'è una breve spiegazione che fa capire le cose che dicevo prima. Agnello, il giorno 6 detto anno, loro facevano così perché è un registro, Agnello Olivieri, nativo di Portici, di anni 35, figlio del signor Pietro e di Teresa La Rocca, marito di Raffaella Nocerino con due figli, di condizione scarpellino, domiciliato e battezzato nel paese, con due ferite di arma da fuoco, una nel petto, l'altra nella natica sinistra, quindi lui si girò e scappava, e andavo a sparare un'altra volta. Ricevuto dal chirurgo imparato che riferì poi al quartiere di Monte Calvario dove c'è stata le indagini in corso. Questo è il primo. Poi al numero 19 c'è Domenico Del Grosso, questo mi è caro particolarmente perché abitava a San Giorgio dove sono nato. È entrato alle 22 italiane, morto alle ore 13 del 10 agosto 1863, questo durò 3-4 giorni, fatto la cura dal primario signor Coluzzi. Il D6 detto, Domenico Del Grosso, nativo di Chieti, stranamente questo era un abruzzese che stava a San Giorgio, di anni 32, figlio del signor Salvatore e di Maria Giuseppa Cirillo, marito di Veneranda Castaldo, senza figli, di condizione e domiciliato a Sant'Iorio, come si diceva allora, San Giorgio o Sant'Iorio, e battezzato nel detto paese, quindi da piccolo era venuto dagli Abruzzi qua, con ferite da punta e da taglio, due nel petto e uno nella testa, ricevuto dal chirurgo imparato che riferì al quartiere di Monte Calvario.
E poi forse quello più toccante che ho pubblicato pure sul web, il numero 20, c'è Francesco Muscettola, che è un ragazzo. È entrato alle ore 21 italiane, arrivò ai pellegrini, e è morto dopo un quarto d'ora dalla sua venuta. E sentite perché. Francesco Muscettola, nativo di Napoli, di anni 19, figlio di Nicola e di Maria Miciaro, celibe, di condizione calzolaio, domiciliato a strada San Gennaro a Capodimonte e battezzato nella parrocchia di Capodimonte, con ferita di punta e taglio alla coscia sinistra. Cioè questo fu sfondato il femore completamente della gamba e il sangue da qua fino a Napoli andò a finire, perciò morì dopo un quarto d'ora. Ricevuto dal chirurgo imparato che riferì al quartiere San Giuseppe. E c'è stato altri due o tre di queste cose qua, dei feriti pure, ma l'importante è che questi che sono martiri del lavoro, che ancora oggi subiscono questa chiusura della Repubblica Italiana, la quale sa bene che significa alzare il velo su questa cosa qua. Non ci può contraddire, infatti nessuno si contraddice qua. Ci danno pure lo spazio a malincuore, sia ben chiaro, ma sanno che ormai, come risposi una volta al direttore, voi siete provvisoriamente voi i gestori di questo posto. Questa è una posta dei napoletani, che i napoletani oggi, anche se hanno potuto pagare qualche cosa, onorano, perché noi onoriamo la nostra storia, perché con la nostra storia, come diceva Ennio, rappresenta l'unica via per il futuro, non c'è altra strada per il futuro se non riconoscere queste cose, sapere che noi quando eravamo liberi eravamo capaci di mettere sotto a chiunque, sapere che da 156 anni non siamo più liberi e quindi è inutile illuderci che in qualche modo qualche partito o qualche persona ci può aiutare. Oggi se il sindaco se ne va qua vicino non viene qua e vorrebbe pure che noi andassimo là. Lui non è niente superiore a noi, noi siamo il popolo che eravamo superiori al re, figurate se siamo superiori al sindaco. E allora lui veniva qua e noi andavamo là. A questo punto chi vuole andare andasse dal sindaco, a me non mi interessa proprio, perché soprattutto a vedere quei tricolori che vedrete là, a me è una cosa che mi lascia sgomento, ma non perché sono coraggioso o sono intelligente, no, perché io amo Napoli, conosco la storia come voi, e questo che ci deve aiutare. Non un partito politico, non un'idea di fare chissà quale rivoluzione, ma l'idea che la nostra storia ci deve scatenare, ecco qua, ci deve scatenare a fare proseliti e andare avanti così, perché qualcosa succederà soltanto con la nostra storia. La Pietrassa, che rappresenta il luogo del martirio massimo, e noi andremo mo a dire vive il re non qua, ma là dove c'è il nostro grandissimo re che ci guarda dal cielo ed è felice che noi siamo qua, perché siamo i prescelti di questa grande capitale che non vuole morire. Onore ai martiri di Pietrassa! Onore ai martiri di Pietrassa! Ultima cosa, ultima cosa.